A proposito di lodare il Signore, di nuovo ci troviamo insieme. Ho preso il Salmo 107, un salmo un po' lungo che parla di varie situazioni, non lo prenderemo tutto, ma alcune espressioni le vogliamo catturare per lodare, ringraziare il Signore, perché quando lo chiamiamo, lo invochiamo, lui ha la capacità di risponderci in modo sorprendente. Celebrate, dice questo salmo, l'Eterno, perché egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno, dura per sempre. Così dicono i riscattati dell'Eterno che ha liberato dalle mani dell'avversario. I riscattati dell'Eterno, cioè quelli che sono stati salvati, quelli che sono stati liberati, quelli che non sono più schiavi del peccato, ma sono stati resi liberi dalla grazia di Dio. Ebbene, egli ci ha liberati dalla mano dell'avversario. L'avversario, Satana, il diavolo, con tutte le sue astuzie, ha tentato e tenta continuamente di schiavizzarci. Ma se gridiamo al Signore, troviamo una liberazione che va al di là delle parole, dei discorsi, anche delle dottrine o delle teologie. Quando tu chiami il Dio onnipotente e chiedi aiuto a Dio, sarà Lui, cioè il Signore, a liberarti dalle mani dell'avversario. Quindi evidentemente c'è un avversario che ci vorrebbe morti, ma Gesù dice: chi crede in me ha vita e vita eterna. Quindi avvicinandoci a Gesù Cristo, noi riceviamo vita, vita dalla sua parola, vita dalla sua presenza, vita dal fatto di vivere e condividere la nostra fede insieme ai fratelli. E prende un esempio: affamati, assentati, veniva in meno la vita in loro, ma nella loro avversità, nella loro difficoltà, nel loro guaio, gridarono all'Eterno, gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro angosce e li guidò per una via diritta, perché giungessero a una città da abitare. Quindi gridarono e furono liberati dalla loro angoscia e trovarono una città da abitare, una realtà dove non erano più soli, ma c'erano tanti altri riscattati, liberati dal potere del maligno. Bene. In un altro testo, un po' più avanti, il verso 11, dice: perché si erano ribellati alle parole di Dio, avevano disprezzato il consiglio dell'Altissimo. E chi non si è ribellato alla parola di Dio e chi non ha peccato contro il Signore? Ma siccome il ribellarci contro Dio poi ha le sue conseguenze, e dice: egli abbatté il loro cuore con affanni e caddero senza che nessuno li soccorresse. Quando noi ci ribelliamo alla parola di Dio e ci ribelliamo alla sua volontà, la sofferenza può essere molto grande. Ma anche in quella condizione dove probabilmente tutti ci abbandonano perché dicono: ma poverino si è perso, ebbene, grida al Signore. Ma nella loro avversità, nella loro disgrazia, nel loro guaio, gridarono all'Eterno, gridarono al Signore, gridarono al Dio Onnipotente ed egli li salvò dalle loro angosce. Li tirò fuori da questa ombra di morte, da questa paura della morte e spezzò i loro legami, cioè li rese liberi. Di nuovo le parole di Gesù: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Che significa essere liberi se non capaci di vivere nella volontà di Dio e di fare la sua volontà in modo semplice, spontaneo, senza violenza, ma piuttosto guidati da un cuore rinnovato, dalla grazia. Li tiro fuori dalle tenebre e dall'ombra di morte. Spezzò questi legami che ci impedivano di andare a Dio. Ebbene, a Dio sia la lode e la gloria, ancora oggi, chiunque
invocherà il nome del Signore continuerà a trovare salvezza. Qualunque sia la tua condizione, abbi il coraggio di chiamarlo. Non importa quanto gravi siano i tuoi sbagli, affidati al Signore e Lui ti soccorrerà là dove sei e ti darà una nuova identità, l'identità dell'essere semplicemente un figlio di Dio. Il Signore ti benedica e ti protegga e compia in te l'opera sua che ha già cominciato nel nome di Gesù. Amen.